Nel linguaggio della tecnologia, il termine unicorno è un neologismo che indica quelle start-up che, grazie al forte carattere innovativo, raggiungono in breve tempo il valore di $1 miliardo. In Italia, fino ad oggi, si registra un solo caso, quello di Yoox e-commerce di beni di lusso, moda e design, fondata nel 2000 da Federico Marchetti. In tempi in cui non esisteva ancora nemmeno l'iPhone, l'imprenditore italiano ha saputo cogliere l'enorme potenziale del mondo del mobile commerce e unirlo a un settore tipicamente italiano come quello della moda. La parte più difficile è stata all'inizio con le varie case di moda, perché all'inizio sicuramente c'era un po' di scetticismo, perché erano due mondi completamente separati e completamente diversi. Io ho fatto un po' il link, il ponte di collegamento tra le due cose, e forse tutto questo mi è riuscito abbastanza bene, perché non ero né moda né tecnologia, cioè nel senso non ero né un programmatore né un fashionista. Ero appunto qualcuno che guardava le due cose e che si reinventava i due mondi mettendoli insieme. A ottobre 2015 Yoox si fonde con il gruppo Net-a-Porter, altro e-commerce di moda e di lusso, dando vita a Yoox Net-a-Porter Group, leader globale nel luxury fashion e-commerce. Ad oggi le vendite tramite mobile ammontano a quasi il 50% del fatturato del gruppo, di circa 2 miliardi di euro nel 2016. Originario di Ravenna, con una laurea in economia alla Bocconi di Milano e un master alla Columbia University di New York, Federico Marchetti è convinto che l'imprenditore sia prima di tutto chi abbatte le barriere e fa dialogare mondi opposti. Una figura che sfrutta una lingua universale, internet, e crede fortemente nelle nuove tecnologie, pur non perdendo di vista le proprie origini. Per fare futuro devi avere sempre delle radici nel passato molto solide e devi avere molto chiaro esattamente da dove vieni, perché altrimenti diventi in balia del vento, no? Quindi sicuramente, ad esempio, io ho fatto leva sul vantaggio competitivo dell'Italia e dell'Europa, della Francia in generale, comunque partendo dall'Italia, del fatto che la moda è qua e poi l'ho reinventata sul digitale, però sono partito appunto dalle tradizioni. Yoox Net-a-Porter vanta oggi oltre 4.000 dipendenti con un'età media di 33 anni. Il 96% ha un contratto a tempo indeterminato. Il 61% è formato da donne che sono pagate nelle posizioni di leadership il 14% in più rispetto agli uomini. Numeri controcorrente rispetto alla media dell'Italia, dove secondo Marchetti è difficile trovare talenti nel settore digitale, anche se ci sarebbero le possibilità. Ma all'Italia in realtà non manca niente, nel senso l'unica cosa che veramente manca all'Italia è un po' di ottimismo e un po' di dire che ce la si può fare, perché comunque generalmente gli italiani si parlano sempre addosso, si criticano sempre, è sempre un'autocritica, quindi ci vorrebbe un po' più di grinta e di ambizione e di un po' di ottimismo anche.